Cari amici, buona domenica, ben trovati. Per la verità iniziamo un cammino in questa domenica, un cammino dietro a Gesù Maestro, un cammino dietro a Gesù, il nuovo Mosè che ci guida alla salvezza. Perché iniziamo a leggere il primo dei cinque discorsi presenti nel Vangelo di Matteo, il cosiddetto discorso della montagna. Ci accompagnerà a piccoli brani, con un loro significato, un loro valore preciso, fino alla domenica 19 febbraio, poi lo riprenderemo quando, concluso il mistero della Pentecoste, della Trinità, del Corpus Domini, rientreremo nel periodo ordinario con la lettura del Vangelo di Matteo in modo, diciamo, continuato. Per cui queste domeniche che ci portano fino alla domenica 19 febbraio vedono svilupparsi quell'insegnamento di Gesù che abbiamo detto fa parte del discorso della montagna. Questo grande insegnamento si apre con quelle che ormai sono riconosciute, testimoniate come le famigerate beatitudini. Le ascoltiamo, le facciamo passare dal cuore, non tanto entusiasmandoci per questa pagina perché dice tutto quello che serve alla nostra vita cristiana e via via tante espressioni che poi non hanno nessun significato, ma perché chiediamo allo Spirito Santo che abita in noi di rendere attuale, salvifica, fruttifica questa parola che noi abbiamo ascoltato, una parola che vogliamo far fruttificare perché sia fruttuosa in tutta la nostra vita. Ascoltiamo le beatitudini. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Non possiamo certo soffermarci su tutte le beatitudini. Ne scelgo semplicemente tre. Dopo i vostri parroci saranno certamente più capaci di me di condurvi dentro il mistero di questa pagina. La prima che scelgo: beati i miti perché avranno in eredità la terra. Intanto diciamoci subito che le beatitudini non sono un augurio per il futuro. Il verbo che viene usato è all'indicativo presente. Tu sei beato adesso in quanto sei mite. E la tua mitezza è quella che ti fa ereditare la terra. Reazione immediata. Ma come? Noi che viviamo in un mondo dove tutti sono abituati a gridare per imporsi agli altri, come possiamo essere miti ed ereditare la terra? C'è una forza nella vita che non è solo fatta di parole.
C'è una forza nella nostra vita che non è solo la risultanza di averla fatta franca, di essere riusciti in qualche modo a imporci, a padroneggiare le situazioni, ad essere noi a dirigere le sorti, le vicende. C'è una forza appunto che è mitezza ed è il modo di agire di Dio nella storia. Dio agisce senza imporre nulla, agisce con mitezza. Agisce non con l'intento di aver ragione, di averla vinta. Agisce semplicemente proponendo, invitando, chiamando. E allora domandiamo anche noi allo Spirito Santo di far fruttificare nella nostra vita questa parola di salvezza che ci rende miti. La seconda beatitudine. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Più di un biblista sottolinea come qui c'è un forte richiamo, no? C'è l'essere beati adesso perché si vive la misericordia e c'è il trovare concretamente, realmente, pienamente in Dio misericordia. E allora cosa vuol dire essere misericordiosi? Anche qui scopriamo il modo di agire di Dio nella storia. Chi più di Lui potrebbe agire richiamandosi a una giustizia, come la intendiamo noi d'altra parte? Lui che è Dio lo può fare. Eppure ci tratta con misericordia. Desidera che noi viviamo il nostro battesimo diventando figli amati. Vedete, avere misericordia è la strada su cui si può ricostruire la vita della società, i rapporti quotidiani, la vita stessa delle nostre famiglie. Avere misericordia è quello che ci dà la misura di noi stessi, perché ci fa ricordare molto semplicemente che siamo amati da Dio e il motivo per cui dobbiamo amare è proprio perché amati da Lui. La misericordia è il dono della Trinità Santissima a noi ed è il dono con cui possiamo abitare nella vita stessa della Trinità. C'è la terza beatitudine che voglio prendere in considerazione. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Quindi, se la mettiamo al presente, guarda che tu sei beato perché sei puro di cuore e quindi vedi Dio, adesso. Intanto è una forte provocazione. Il non vedere Dio può essere davvero la risultante del fatto che non siamo puri di cuore come Lui. Cosa significa essere puri di cuore? Significa essere liberi, profondamente liberi, distaccati da ogni doppiezza, da ogni calcolo, da ogni secondo fine, quando non è anche terzo, quarto, quinto fine. Essere capaci di vedere dalla profondità del cuore quello che è lo sguardo di Dio. Cogliere lo sguardo di Dio. Dio vede tutto con una grande purezza interiore e noi possiamo vedere Dio, essere in sintonia con Lui se coltiviamo, se cresciamo in quella purezza interiore che è il frutto più decisivo della nostra conversione a Lui. Ecco, chiediamo al Signore di guardare anche al compimento della nostra esultanza. Quello che l'oggi della nostra storia prefigura, manifesta,
prepara, anticipa la grande beatitudine del cielo. E scopriremo allora di essere dentro una vita, la vita di Dio in noi e la vita di Dio che trova pienezza nel suo amore, nella sua stessa vita per tutta l'eternità. Buona domenica.